Adesso do la parola al Fabrizio Rossi per un ulteriore intervento. Ecco, grazie. Ringrazio anch'io dell'invito, anche per me è la prima volta qui alla Normale, quindi sono anch'io un po' emozionato come Nicola, e però credo che il mio intervento, come dire, possa essere in qualche modo oggettivamente utile perché riguarda la reazione del Parlamento di fronte ai decreti legge. Dopo la eccellente esposizione dottrinaria del professor Cassese, il rapporto diritto privato, diritto pubblico di Rene e la giurisprudenza, io esaminerò come il Parlamento in questi anni cerca di rispondere, cerca di rimediare ai decreti legge. E badate bene, non prima della legge Rocco, perché la legge Rocco chi la fa? La legge Rocco la fa la Camera eletta con la legge Acerbo. Quindi è una Camera che ha una maggioranza schiacciante di fascisti e filofascisti. Il tentativo di Scialoia 22-23 in Senato e il regolamento parlamentare che propone Paratore alla Camera nel 22 sono invece tentativi di una Camera che, attenzione, a parte che Scialoia comincia a marzo, ma anche nel 23 quando si discuterà, è una Camera che è ancora eletta nel 21. Quindi una Camera ancora proporzionalistico-partitica. Ha dato nel novembre 22 la fiducia a Mussolini, ma è ancora molto ricca di socialisti, ora anche di comunisti e di popolari. Quindi quando Scialoia nel 22-23 prova a fare quello che poi farà Rocco, ma come vedremo prova a farlo in modo ancora più incisivo, la possibilità che finalmente il Parlamento intervenga per rimediare a quelle cose che, e qui mi rifaccio anch'io al maestro Orlando, nel 25, nell'articolo che citava Irene, Orlando fa una polemica anche un pochino, diciamo, incisiva, perché a lui viene rimproverato il fatto di essere in corso in una strepitosa contraddizione. Gli dicono gli altri giuristi, perché dice: tu sei il maestro che dice l'articolo 6 è il cardine, tu sei il maestro che dice, attenzione, non dice consuetudine Orlando, anzi si arrabbia sulla consuetudine perché per lui non è ammissibile la consuetudine contra legem, lui dice ius necessitatis, ma dice urgenza e necessità. Allora gli dicono: scusa, ma nel 19 ci sono 1029 decreti legge, come con tutti urgenti necessitati? Lui un po' piccato, è vero che il 19 è a metà tra Orlando e Nitti, però insomma su 1000 una parte saranno anche i suoi, no? Allora gli dice lui, attenzione, e forse anche un po' piccato, e qua vale la pena di citare, dà due scappellotti sia alla giurisprudenza sia alla dottrina, perché dice, e lui è il maestro della dottrina, lui dice: una discussione su decreti legge fatta fra giuristi e da giuristi, di quanto più si prolunga di tanto peggiora. Si spiega senza troppa ripugnanza che il giurista si rassegna all'arbitrio, in quanto l'ordinamento non gli offra la maniera concreta di contenerlo e raddrizzarlo. In tal caso però meno si parla e meglio è. Ma se ragiona diffusamente e forse anche bene, si può difendere bene una causa cattiva, allora non è più rassegnazione verso l'ingiustizia, ma positiva cooperazione, attiva solidarietà che vale come incoraggiamento a perseverare nel male. Da ciò il danno del discutere. E lo dice il maestro Orlando. No, 25. E lui qui, anzi, perché è interessante qui? Perché qui lui traccia un bilancio di tutto quello che c'è stato prima, qualche mese prima di Rocco, che poi metterà il cappello. Ma non è soltanto un giudizio pessimista verso la dottrina, è anche verso la giurisprudenza. Perché lui, sulla famosa sentenza di Mortara, non è tanto tenero. Perché non è tenero? Perché lui è per lo ius necessitatis.
E quindi lui è per legittimità in fondo, solo in pochi casi si può fare questa cosa, no? E cosa dice della dottrina e della giurisprudenza? Gli rimprovera di non aver messo un punto fermo da subito, che avrebbe avuto effetti incalcolabili nel senso di frenare l'abuso e quindi di limitare i decreti legge come quantità, di nobilitarli come qualità e finalmente di affrettarne la rapida liquidazione con una sollecita conversione in legge. Quel rimedio, il quale, se prescritto al principio della malattia, ne avrebbe impedito la degenerazione, non può più adoperarsi quando ci si trova all'ultimo stadio di eccezionale gravità. Quindi lui è molto pessimista qui, è molto pessimista. Allora, la ricerca che ho fatto io è stata quella: chi è che può allora dare una risposta? Chi è che può dare un rimedio? E qui il rimedio lo provano a dare le Camere, il Parlamento, sotto in due vie. Il Senato per via legislativa, la Camera per via regolamentare. E noi adesso vedremo queste cose. Però prima di questo io volevo proprio accennare brevissimamente a un aspetto che mi sembra interessante, cioè i decreti legge in età liberale, quando si fanno? E da una brevissima, diciamo, excursus anche in base alle statistiche di Saltelli e compagnia, si fanno nei momenti di tensione politica e sociale. Innanzitutto nation building, nei primissimi anni dell'unità. Che cosa succede in questi anni? La sinistra storica è ostile al processo di costruzione, perché è un processo che si fa in modo accentrato e a suffragio ristretto. Lei invece è per lo suffragio universale e per il decentramento. Allora, le famose deleghe del 65 si fanno nel 65, non a caso, perché per 3-4 anni si provano a fare per via ordinaria, ma la destra incorre nell'ostruzionismo strisciante della sinistra. Qual è questo ostruzionismo? L'uso della funzione ispettiva come intralcio alla legislativa, svolgimento di interrogazioni e interpellanze a ogni piesso spinto. Difatti, quando è che si razionalizzano? Nell'88-90 con Bonghi, che si mettono il lunedì le interpellanze e ogni volta all'inizio le interrogazioni 40 minuti. Alcuni si arrabbiano perché dice una gabbia. No, non è una gabbia, perché prima era un totale disastro e non si facevano mai le leggi. L'altro aspetto è lo accenno perché è interessante. L'altro aspetto è quando si discutono le elezioni. Fino al 68 tutte le convalide vanno in assemblea. E quindi anche lì sono giorni, settimane in cui c'è un contrasto politico su ogni eletto. Nel 68 si fa la giunta delle elezioni e si mandano soltanto quelle contestate. Poi lasciamo perdere tutte le vie ordinarie, iscrizioni a parlare, non c'è durata, appello nominale, verifica numero legale, pregiudiziali, sospensive, illustrazioni emendamenti, ordini del giorno e chi più ne ha più ne metta. Quindi la delega, che è una delega, adesso non voglio dare un giudizio di valore, ma è una delega che viene fatta dopo 4-5 anni, per questo anche. Quindi la destra storica non è che dice vabbè, è autoritaria, ci ha provato 3-4 anni e poi l'ha fatta una delega. Negli stessi anni ci sono molti decreti legge, quindi andrebbe fatto uno studio del perché e del per come, ma fatalità sono in quel periodo. Dal 70 al 90, quindi conquista di Roma, fine del conflitto destra-sinistra su come fare l'unità e sinistra storica, non ci sono più decreti legge, ce ne sono 20 in 20 anni, mentre la media era 15 all'anno prima. Quando ritorna la tensione politica? Fine secolo, dal 93 i fasci, al 98 i moti, ostruzionismo, Pellù e compagnia bella. Qui ci sono decreti legge di Sonnino del 94, la famosa riforma Sonnino in materia bancaria e finanziaria, sono 21 i decreti legge in un anno, e poi si arriva al famigerato decreto legge Pellù, con l'ostruzionismo anche qui. Quindi, che cosa succede nel dopoguerra? In che situazione siamo? Siamo in una situazione di tensione politica e sociale, che metteva bene in luce Irene Stolzi. E qual è questa tensione? Qua c'è una tensione fortissima, c'è la perdurante frattura tra ex neutralisti e ex interventisti.
che ancora gioca. C'è un contrasto sociale fortissimo. Si occupano le terre, si occupano le fabbriche, si requisiscono gli alloggi. E poi qui facciamo una cosa interessantissima sul Senato, cosa fa sulle leggi sugli alloggi. Tutto questo aspetto qui porta a dire che cosa? Che delle tre famose cause che si dicono all'origine della decretazione d'urgenza del dopoguerra, cioè allargamento funzione dello Stato, che è la causa storica, la causa tecnica di Rocco, la delegazione del 15 ha allargato enormemente il campo, accanto a quella si fanno i decreti, quella fa i decreti delegati, accanto fanno i decreti legge. Tutte e due allargano il campo delle materie sottoposte al vincolo legislativo, da cui bisogna uscirne. E qui c'è una cosa che va citata di Rocco, perché merita. Moltissime materie che in sé avevano scolpito più il carattere di regolamentare che quello legislativo, diventano materia di legge, materie di importanza futile anche, risibile, non possono essere regolate che per legge, solo perché una volta oggetto di un provvedimento legislativo. La conseguenza di tale situazione è l'impossibilità pratica del Parlamento di occuparsi di queste materie, di questa congedia di provvedimenti, senza i quali la macchina amministrativa dello Stato non potrebbe funzionare. Di qui la necessità dei decreti legge, il cui numero andrà fatalmente sempre crescendo, perché ogni decreto legge partorisce altri decreti legge. E quindi queste sono le due cause. Ma c'è una terza però motivazione che si ricollega alla storia dei decreti legge, che è la motivazione politica. E questa motivazione politica la dicono gli stessi esponenti liberali. In primis la dice Scialoia. E vediamo che cosa dice Scialoia. Egli sottolinea che l'enorme numero di decreti legge è dovuto all'impossibilità di procedere per le vie regolari, a causa della condotta del Parlamento. Dobbiamo riconoscere che abbiamo attraversato un periodo in cui qualunque sforzo dell'esecutivo non sarebbe riuscito a domare il disordine parlamentare che regnava. Scialoia fa riferimento al Parlamento in senso lato, in realtà si riferisce alla Camera elettiva, perché la Camera elettiva è quella che ha fatto l'assemblearismo. E come lo fa questo assemblearismo? Lo fa coi partiti di massa, che non c'erano prima, e sono due partiti di massa. Il Partito Popolare, che è indispensabile a fare i governi, se no non si possono fare i governi più. E il Partito Socialista, che invece, paradossalmente anche qui, è il primo partito, ma è antisistema, perché nel 19 esce dall'aula, perché non vuole ascoltare il re che fa il discorso della corona. Non partecipa all'ufficio di presidenza, non fa eleggere i suoi nell'ufficio di presidenza. Fa ostruzionismo, e qui lo fa chiaramente politicamente, a ragion veduta, quando, e qui torniamo all'assemblearismo, Nitti cade perché gli rimproverano che voleva fare con decreto legge l'abolizione del prezzo del pane, il prezzo pubblico del pane. Giolitti promette di farlo con il disegno di legge e lì gli fanno 3 mesi di ostruzionismo. I socialisti. E quindi ecco dove c'è il legame tra assemblearismo e decretazione d'urgenza. Quindi Scialoia lo dice espressamente. Lo dice ancora più espressamente il ministro Viglio, e l'attacco qui è netto. Specialmente un ramo del Parlamento ha diminuito la sua tecnicità in rapporto alla legge. Vi ha sostituito la tendenza a discutere in permanenza la politica. Torniamo alla destra storica e sinistra storica. Nelle sue linee generali, a tenere sotto processo quasi in permanenza i governi, quindi funzione politica rispettiva. Si allontana a mano e si fa più rara l'analitica discussione delle leggi. Rievochiamo l'attività parlamentare di questi ultimi tempi, quella della Camera elettiva specialmente, e riscontreremo che l'aumento dei decreti legge procede parallelo al procedere di questo atteggiamento parlamentare. Quindi l'accusa è esplicita. Tra l'altro qui uno potrebbe dire anche la Camera ha le commissioni competenti adesso, no? Per materia. Quindi perché dice che non è competente? Perché là, nelle commissioni parlamentari della Camera, dal 20, che cosa rileva? Non rileva tanto la competenza per materia, che
che non sono tutti così competenti i deputati, cioè non sono una classe di veri competenti come i senatori, che sono magistrati, consiglieri della Corte dei Conti, consiglieri di Stato, diplomatici, prefetti, ma è tutta l'ondata della società civile che è arrivata nel 19. Che cosa rileva in quelle commissioni? Rileva la designazione politica. Non a caso, per fare la legge Acerbo, non utilizzano la prima commissione costituzionale, ma danno facoltà a De Nicola di nominare una legge ad hoc, una commissione ad hoc, nella quale la proporzione tra i favorevoli e i contrari, guarda caso, è favorevole ai favorevoli. Quindi, perché il Senato? E lo dice Scialoglia. Primo, siamo più competenti. Due, siamo la Camera che ha meno peccato negli anni dell'assemblearismo. E certo, è meno peccato perché è un'altra composizione. E quindi che cosa propone? Propone una medicina. E qui però è interessante quello che ha detto Nicola Lupo, perché questa medicina di Scialoglia è definita temporanea. Perché temporanea? Perché Scialoglia, anche se dice, è lui che dice dalla consuetudine, no? Però è uno dei pochi, ma perché dice che è temporanea? Perché in fondo, almeno così lui lo dice, poi non so se lo pensa, ma lo dice, in fondo Scialoglia appartiene a quel mondo liberale che vede il decreto legge come illegittimo e quindi non lo puoi legalizzare. Ecco perché dice che è temporanea. Venzi, che è uno dei altri senatori, lo dice espressamente questo. Dice: la differenza tra il sistema attuale e quello che si vuole inaugurare, qual è? Attualmente la cosa è illegale, mentre col progetto diventa legale. Di fronte a un atto illegale, noi possiamo sempre sperare che, eccolo là, l'opinione pubblica, il Parlamento, la magistratura reagiscano. La magistratura, infatti, si è messa sulla buona strada, 22 sentenza Mortara. Però, questo infatti era contrario, Benzi era contrario a fare la legge sui decreti. Però anche in Scialoglia c'è questo retroterra, perché altrimenti non direbbe che è temporanea. E vediamo brevemente che cosa dice Scialoglia, perché la cosa interessante è che dice molte cose in più di Rocco. Che cosa dice Scialoglia? Dice che c'è un giudizio d'urgenza, quello che c'è oggi, ragazzi. Oggi ci sono due tipi di giudizi in Parlamento, sui presupposti di necessità e urgenza e nel merito. Questo lo dice Scialoglia già nel 22-23. Quindi questa cosa scompare invece in Rocco. In Rocco non c'è questa cosa qui. In Rocco c'è soltanto la decorrenza sia per la presentazione e sia i due anni della conversione. Quindi la novità di Scialoglia qual è? Il rigetto c'era sempre stato, non si era mai fatto. Che cosa dobbiamo mettere come vincoli? Dobbiamo mettere la decorrenza di presentazione alla Camera. Lui propone entro la prima seduta, il governo dice entro la decima e poi trovano un accordo per la terza. Poi dice una cosa che oggi ci fa un po' ridere, ci fa sorridere, ma addirittura un termine entro il quale una Camera che ha approvato trasmetta all'altra. Perché oggi fa sorridere? Perché a quel tempo i decreti legge, cioè gli atti che presenta il governo, sono di competenza del governo anche nella trasmissione all'altra Camera. Si chiama presentazione. Non a caso nella legge Rocco dice trasmissione vale presentazione, perché si inventa quello che si fa oggi, cioè la navetta si fa che una Camera fa un provvedimento e il Presidente lo trasmette all'altra. A quei tempi non era così. È il governo che si tiene il provvedimento nel decorso e se lo può tenere anche parecchi giorni, capito? Allora lui pone un vincolo anche nella trasmissione del Presidente del governo, gli pone 15 giorni. E poi c'è la decorrenza, che inizialmente è 6 mesi a una Camera e 6 mesi all'altra, pure qui è singolare che c'era una decorrenza per Camera, c'era un 6+6, perché anche qui diceva mettiamo fretta la prima Camera, cioè la Camera elettiva, che spesso se li tiene anni. Invece poi passa l'idea, che sarà anche di Rocco, dei 2 anni complessivi,
di decorrenza. Quindi questa è la proposta Scialoia. Viene approvata, però muore alla Camera. Muore alla Camera e quando va lì loro stanno trattando della legge Acerbo, quindi sono in tutt'altre faccende affaccendati. Una menzione breve, ma merita perché è interessante, quello che vuole fare la Camera. La Camera non vuole fare una disciplina legislativa, ma vuole fare una cosa che esalti il controllo politico immediato. E dove lo fa questo controllo? Nell'esame dei decreti registrati con riserva. Questo è molto interessante, questo non l'avevo mai vista questa cosa. Perché come arrivano i decreti di legge alla Camera? Arrivano attraverso due canali. Quello è uno della Corte dei Conti, glieli manda la Corte dei Conti ogni 15 giorni, perché quei decreti registrati con riserva contengono sempre i decreti di legge, perché sono violazioni dello Statuto. Questo è il primo canale. Allora loro dicono, come li esaminiamo? Facciamolo subito, perché l'altro canale o non c'è, o c'è dopo mesi, o forse anni. E nella prassi che succedeva? Che si aspettava l'altro canale per fare eventualmente tutti e due i giudizi, e dove? Nelle commissioni competenti per materia. Invece, Paratore dice, dobbiamo riesumare la commissione che esisteva dal 98 e che poi non c'è più, quando nel 20 si fanno le commissioni competenti per materia, la commissione che esamina i decreti registrati con riserva. Quella commissione quindi avrebbe l'opportunità di farlo subito. Ma come? Cioè qual è il controllo che fa questa commissione? È un controllo meramente politico di sanatoria, di un prendere e lasciare, quello che sottolineava prima Nicola Lupo, no? Cioè c'è questa concezione della sanatoria. Ed è diversa da quella che invece vuole fare Scialoia, il quale peraltro in quell'altra procedura ci mette lo stesso il giudizio d'urgenza, ma ce lo mette in quell'altra procedura, cioè legata alla conversione. E qui è bellissima la distanza che c'è tra Paratore, il quale dice espressamente, non ritengo che i decreti legge si possano disciplinare con dei disegni di legge. Questa è un'affermazione forte. Modificare lo statuto. Sì, ma è nell'ottica che non può essere un atto complesso, che non può essere soggetto a modificazioni in corso d'opera. O lo prendi o lo lasci, e lo devi dire subito. E questo è il senso di Paratore. Mentre Modigliani, socialista, quello che fa i regolamenti del 20, aperta parentesi, uno dice, ma come, i socialisti sono antisistema e fanno i regolamenti? Sì, lo fanno perché Modigliani è un riformista massimalista. Tutti gli altri dicono, guardate che i regolamenti del 20 non li facciamo per far andare meglio il Parlamento, lo facciamo perché ci servono. Quindi è strumentale anche lì, Cioè, poi sono divisi i socialisti, quindi c'è una parte socialista riformista e una parte massimalista. Però, dice Modigliani, apparatore, pretende di risolvere di straforo in una sede non adatta la questione dei decreti legge, questione che il Senato ha avuto almeno il coraggio di affrontare nella sede opportuna, pur facendolo malissimo, perché anche il Senato ha introdotto il giudizio d'urgenza. E qui mi avvio alla conclusione, vorrei sottolineare un aspetto politico che mi ha anche sollecitato Irene Stolzi quando parlava degli aspetti sociali e politici dei decreti legge. Cioè Modigliani dice, il decreto legge è una necessità insopprimibile di qualunque governo moderno e mi meraviglia che i partiti, i quali hanno interessi reali di vita da tutelare, che hanno bisogno talvolta di provvedimenti imprevisti, facciano gli scandalizzati come tanti quarantottini contro i decreti legge. Questa pure è un'affermazione forte da un socialista. Perché la fa Modigliani? Perché Modigliani è qui più vicino al realpolitik conservatore della necessità che all'ortodosso liberale dell'atto illegittimo. Perché è più vicino? Perché lui è contiguo a tutta una schiera di funzionari statali
di cultura socialista, e qui gli studi del professor Cassese e Mellis hanno messo un punto, cioè tutta quella schiera nittiana, bonomiana del dopoguerra, che vuole che lo Stato intervenga nell'economia. E quindi a un socialista come Modigliani questo piace. Quindi qua potremmo anche mettere come chiosa, sembra un po' banale, ma lo dice secondo me bene Giuliano Vassalli, appunto in un saggio in cui si parla di Rocco e della sua legge: la necessità dell'esecutivo di disporre della possibilità dei decreti legge è essenziale sia per la vita degli ordinamenti democratici che di quelli autoritari. Quindi il problema è che cosa ci fai con il decreto legge? Quante volte lo usi e che cosa ci fai? E qui vorrei sottolineare due cose concrete che fa il Senato. Perché? Negli anni 70 Crisafulli fece un bellissimo articolo sull'assemblearismo governante e ci fu tutta quella schiera di riflessione costituzionale su come far cessare il consociativismo degli emendamenti durante i decreti legge. E si propose senza successo la inemendabilità. E Nicola, questa polemica forte negli anni 70. Ma qual è la differenza invece con l'assemblearismo degli anni 20? Che lì non c'è consociativismo. Lì, quando una Camera a questo punto, perché è il Senato che è l'opposizione conservatrice ai decreti legge nittiani, bonomiani, giolittiani, si oppone, non lo fa per consociativismo, lo fa perché è contrario. E ci sono due cose che a me hanno colpito moltissimo, perché sembrano misure bolscevichiche, e invece non lo sono, perché l'hanno fatte i governi democratici alleati con l'Alleanza Popolari Liberal-Democratici in Senato. Mi riferisco ai decreti legge sulle acque pubbliche del 19 e a quelli sulle abitazioni del 21. Che cosa proponeva il governo con questo pacchetto? Perché questi qui erano decreti legge che nascono nel 16, poi si sommano perché sono modificati, prorogati, arrivano fino al 19, quindi è un pacchetto che si esamina. E allora il Senato dice due cose non vanno. Uno, si è fatta una giurisdizione speciale, il Tribunale delle Acque, con decreto, violando lo Statuto, articolo 70, in cui si dice che non si può derogare ad organizzazione giudiziaria se non per legge. Ma la cosa che più colpisce i senatori è quella di contenuto sociale, cioè una fortissima limitazione della proprietà privata, perché qua l'intento è di rendere tutte le acque pubbliche, in sostanza, perché bisogna incrementare l'industria idroelettrica. Allora, tutti i possessori di fonti sorgive in fondi privati gli verranno negli anni tolto questa proprietà. Questo chiaramente fa imbestialire i senatori conservatori, proprietari anche, no? E quindi, non lo so, comunque è quella classe lì anche. E allora che cosa succede? Succede una cosa stranissima, che la Camera moderata e tranquilla del Senato fa un ostruzionismo di maggioranza, cioè i senatori filogovernativi fanno mancare il numero legale perché hanno paura che si vada sotto. E quindi questa è una cosa che non capita mai in Senato. Il Senato modificherà, il Tribunale diventa di seconda istanza, non più unica istanza, si fanno i tribunali regionali, quindi fa le modifiche il Senato, e indennizza meglio i proprietari, quindi fa le modifiche il Senato, però questa approvazione non passerà poi alla Camera, muore in Senato anche questa. L'ultima cosa, e poi veramente chiudo, è l'altro piccolo esempio, un decreto legge al Senato in cui per sanare la crisi delle abitazioni si attribuisce a un commissario agli alloggi il potere di frazionare un appartamento in più appartamenti per dare disponibilità a chi non ha casa. Quindi questo è fortissimo. E qui giunge Mortara, perché Mortara qui gioca due parti in commedia. Cioè, Mortara non solo fa la famosa sentenza del 22, ma qui
fa una cosa che oggi ci fa sobbalzare, cioè la Corte di Cassazione fa una sentenza in cui dice che la soppressione dell'articolo 8 del decreto legge che prevedeva questi poteri abnormi del commissario, la soppressione cessa di avere vigore di legge ex nunc, mentre il decreto legge è ancora in conversione. E qui io sottolineo il fatto che Mortara ha già le due parti, perché Mortara ha votato contro, cioè ha votato a favore della soppressione, lui è senatore. Quindi qua c'è l'osmosi che c'era nel Senato del Regno tra alta magistratura e politico. Come nel Novecento canonico giolittiano presiede la Corte di Cassazione che farà quella esimia, farà quella sentenza in cui fa decadere Pellù, cioè fa decadere un decreto legge brutto e cattivo perché è contro le libertà statutarie, quindi là la magistratura gioca un ruolo progressista, qui la magistratura gioca un ruolo invece conservatore perché non solo vota contro, ma poi fa la sentenza. E lì c'è stata tutta una polemica tra i senatori, perché ci sono i senatori invece diciamo più avvertiti che dicono che è una cosa che non si può fare. Io diciamo veramente l'ultima cosa però merita, perché Scialoia dice: se il Parlamento mancherà, la forza verrà da fuori. E lo dice quando lo dice già nel 23, quando la forza è già entrata un po'. Però lo dice perché lo sa: se il Parlamento mancherà, la forza verrà da fuori. E la forza viene da fuori, perché Rocco mette a posto le cose, come diceva giustamente il professor Cassese, ma le mette a posto con quale Camera e soprattutto quando? Quando? Dopo che Matteotti viene assassinato nel 24, ci sono 6 mesi in cui il regime è in crisi, Mussolini traballa, ne esce come? Accettando il diktat dei RAS provinciali, dell'estremismo fascista, e col 3 gennaio fa la svolta autoritaria. Questa svolta autoritaria che cosa c'ha dentro? C'ha il regime, che però viene presentato, come ricordava il professor Cassese, come normalizzatore di nuovo. Perché normalizzatore? Perché loro dicono, intanto fanno la legge elettorale del collegio uninominale nel 25 per ringraziarsi i fiancheggiatori, ma nel 25 fanno anche la legge sul capo del governo, il quale loro la presentano come un ritorno al passato, nel senso il premier si fa la sua maggioranza, non c'è più il governo dei partiti, con la spartizione dei posti e col programma concordato, eccetera. Ma questa c'ha qualcosa di più, c'ha la fine del legame fiduciario e c'ha che il capo del governo detta l'ordine del giorno delle Camere, quindi non è soltanto una normalizzazione questa. Ricordiamoci che nel 24 già si erano abolite le commissioni e in questo caso la legge Rocco viene presentata come normalizzatrice, però appunto inquadriamo questa normalizzazione della legge Rocco nel contesto storico di quegli anni. Tralascio quello che succede dopo, nel 29 e nel 39, che non c'è più tempo, ma lo possiamo dire brevemente, il fascismo che cosa fa? Mette a posto la decretazione d'urgenza? Sì, ma il Parlamento non c'è più. Quindi la conflittualità storica tra Parlamento e governo, che aveva come contesa il decreto legge, col fascismo non c'è più. Non c'è più. Perché nel 29 è plebiscitaria, col sì e il no, e nel 39 non è manco più elettiva. Quindi tutto quello che si dice, che si fa o che si propone è del tutto, dal punto di vista politico, irrilevante, a mio avviso. Vi ringrazio. Allora, grazie molte, abbiamo visto un ulteriore elemento, quello della politica, con tutta la sua complessità, le tattiche, le strategie, le intersezioni. Forse siamo giunti al termine, ma se c'è qualche domanda da parte, immagino che insomma, dopo 2 ore e forse anche con anche un altro impegno, sì. Va bene, allora io direi che possiamo chiudere qui, ringraziare di nuovo i nostri relatori e pensare appunto che questi appuntamenti ci arricchiscono nel nostro lavoro e nella nostra comprensione. Grazie molte.